questa nuova puntata di Esna Academy e architetto Gamba eh, lei mi sente connesso possiamo sì, dare la via sento. la puntata Buongiorno Perfetto buongiorno allora eh, diamo il via appunto a ESNA Academy, il centro di formazione permanente del circuito ed il social network che permette di seguire in streaming e on demand webinar, corsi di formazione, guide, approfondimenti tecnici e rubriche 365 giorni all'anno H24. Oggi, eh, appunto, l'ospite è il nostro prestigioso partner URSA. E colgo l'occasione, infatti, per salutare e dare il benvenuto all'architetto Enrico Maria Gamba, referente tecnico Ursa Italia, area nord est collegato da remoto. Buongiorno signor Buongiorno. architetto Gamba. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, diamo una veloce presentazione di Ursa. Appunto Ursa produce materiali isolanti e ad altissime prestazioni eh, in una gamma appositamente studiata per ogni destinazione d'uso. Le linee dei prodotti Ursa si distinguono per versatilità applicativa e facilità di impiego. Nell'edilizia civile come in quella industriale ogni parte della costruzione può essere correttamente isolata utilizzando prodotti specifici. All'affidabilità dei prodotti si aggiunge una competenza tecnica affinata in molti anni di esperienza e con una continua attività di ricerca e di sviluppo eh, condotta a livello internazionale che permette all'azienda di offrire un servizio prezioso ed importante nella risoluzione di ogni problema di isolamento. I punti di forza dell'azienda, prodotto e servizio, trovano la loro piena rispondenza nella dimensione internazionale del gruppo. Oggi parleremo della scelta corretta dell'isolante nella RTV, chiusure d'ambito degli edifici civili, in particolare con l'entrata in vigore della nuova RTV numero 13, chiusure d'ambito degli edifici civili il legislatore ha evidenziato la necessità di comprendere il comportamento al fuoco non solo della superficie, ma anche all'interno del sistema di facciata, studiando ed analizzando le modalità di propagazione anche attraverso intercapedini, oltre a quella di limitare la possibilità di incendi covanti e del distacco di paramenti in facciata. Pertanto la scelta del corretto isolante diventa un requisito minimo ed obbligatorio per la conformità a tale norma. Lascio quindi la parola all'architetto Gamba e ricordo che potrete porre le vostre domande e richieste durante tutto il corso dell'evento. Prego signor Gamba. Sì, <coughs> buongiorno a tutti, condivido lo schermo. Condivido. Allora, buongiorno a tutti. Quest'oggi parleremo appunto della regola tecnica verticale numero 13 relativamente alle, alle facciate sugli edifici civili. Sappiamo tutti che nel... Io direi che parto comunque, chiedo scusa, io parto direttamente, non... Eh, ok, benissimo. Sappiamo tutti che eh, negli ultimi due, due, tre anni, insomma, anche con l'arrivo, con la venuta del, del Super Bonus, gli interventi di facciata... Logicamente sono aumentati notevolmente. Questo, logicamente, è legato ad una ricerca dell'efficitamento energetico degli edifici in generale. Però è anche vero che mh, negli ultimi dieci anni circa ci sono stati diversi incidenti, diversi incendi legati alle facciate. E, mh, e per questo, diciamo, il legislatore, il legislatore, i vari legislatori a livello mondiale, ma soprattutto il legislatore a livello nazionale italiano, ha deciso di. Ragionare non solo su quella che è la superficie delle, delle nostre facciate, ma ha deciso di ragionare anche per quanto riguarda l'intercapedini e la struttura generale di tutte le nostre facciate e coperture. Se noi diamo un, uno sguardo a quelli che sono gli incendi che sono stati in Italia nel 2021, possiamo vedere che ci sono degli, eh, dei numeri molto, molto importanti. Parliamo di circa 60.000 incendi in tutta Italia. Logicamente non sono eh, solo eh, incendi legati alle, alle facciate o alle coperture, sono comunque legati a tutti gli incendi che sono avvenuti in Italia. Come potete vedere però sono sparsi nell'intero territorio e sono appunto innumerevoli. Non dobbiamo dimenticarci, logicamente, visto che stiamo parlando di facciata, l'importanza anche di, eh, di questi incendi e che cosa possono generare questi, questi incendi. Ho portato alcuni esempi che sono avvenuti appunto negli ultimi 5-6 anni. Come potete vedere, qua passiamo a Dubai. Nel, 2000, nel dicembre del 2015 un incendio di facciata di queste dimensioni, in questa tipologia di edifici, ha portato a notevoli danni strutturali, ma soprattutto possono portare a numerose vittime. Tutti quanti noi si ricorderanno dell'incendio del giugno 2017 della Greenfield Tower a Londra, dove sono. Ahimè, mancati anche dei nostri dei nostri connazionali anche in questo caso diverse vittime e ingenti danni, danni strutturali tutti si ricorderanno le, logicamente di Milano della della Torre dei Moro avvenuto ormai già un anno e mezzo fa e, e non ultimo ho fatto questo ultimo esempio perché è avvenuto il mese scorso a Dubai presso Lima Hotel appunto nel 2022 questi sono tutti quanti appunto Incendi di facciata. Come si è mosso a questo punto il legislatore italiano? Il legislatore italiano ha deciso di pubblicare nel decreto del Ministero dell'Interno il 30 marzo 2022 una regola tecnica verticale definita chiusura d'ambito. È entrata in vigore nel 7 luglio del 2022, quindi parliamo di più o meno cinque eh, mesi. Però è anche vero che prima di tale data era ancora in, ed, è, ed è ancora in vigore un decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019 che comunque rimandava ad una guida tecnica riguardante appunto i requisiti di sicurezza antincendio delle facciate degli edifici civili, ma la sua applicazione, ahimè, era, era volontaria. Che cos'è però una chiusura d'ambito? Leggo direttamente la definizione, eh, che poi si trova all'interno della regola tecnica, è la frontiera esterna dell'edificio ad andamento orizzontale o verticale. Che cosa si intende ambito verticale o comunque ad andamento verticale? Parliamo sostanzialmente di facciata. Gli ambiti orizzontali o gli andamenti orizz eh, orizzontali sono eh, le coperture o gli intradocci eh, dei portici, perché molto spesso ci dimentichiamo anche di questo tipo di, eh, di ambito. Che cos'è però una regola tecnica verticale? Eh, la regola tecnica verticale non è nett'altro che un, um, una disposizione che fa parte comunque del nostro codice di prevenzione incendi, che è la nostra regola tecnica orizzontale italiana, che va ad approfondire un argomento specifico. In questo caso la regola tecnica verticale numero 13 va appunto ad approfondire l'argomento legato alle chiusure d'ambito degli edifici civili. A che cosa? Quali sono i campi di applicazione? Come abbiamo, abbiamo appunto accennato, eh, parliamo di chiusure d'ambito degli edifici civili che sono logicamente sottoposti ai codici di prevenzione di incendi. Questa lista che troviamo appunto all'interno della norma è in continuo aggiornamento. Quindi non ho eh, presentato un, un elenco, ma li ho eh, raggruppati in base alle categorie. Parliamo quindi di strutture sanitarie, parliamo di strutture scolastiche, eh, di alberghi, di edifici commerciali, di uffici ma anche di residenziali. Bisogna ricordarsi anche che un, la regola tecnica verticale può anche costituire un utile riferimento per la progettazione di chiusure d'ambito anche di altre opere di costruzione, soprattutto per quanto riguarda gli edifici gli edifici civili. Quali sono eh, gli obiettivi di questa regola tecnica verticale? Sostanzialmente sono tre. E il primo è quello di limitare la probabilità di propagazione dell'incendio originato all'interno dell'edificio verso attraverso le, le sue chiusure d'ambito verso l'esterno o comunque evitare la propagazione anche attraverso eh, piano in piano perché comunque noi sappiamo che comunque il fuoco tende, tende, si muove, c'è poco da fare. L'altro eh, obiettivo è quello di limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato all'esterno dell'edificio attraverso, logicamente, le proprie chiusure d'ambito. Quando, quando, quando per esempio eh, un incendio eh, viene appunto innescato in un edificio adiacente piuttosto che a livello stradale o alla base del, dell'edificio. Il terzo diciamo, obiettivo del, eh, del nostro, della nostra norma, quindi della nostra regola tecnica verticale è quello di limitare la caduta di parti di chiusura d'ambito dell'edificio logicamente in caso di incendio, questo per evitare che possano compromettere l'esodo degli occupanti, ma soprattutto l'operatività delle squadre di soccorso. La norma, quindi la regola tecnica verticale, definisce alcuni elementi che vorrei leggere con voi. Lo so che è una cosa un po' noiosa, però sono elementi che poi vengono riportati all'interno della norma stessa. Che cosa definisce? Definisce la chiusura d'ambito dell'edificio. L'abbiamo vista prima: che non è tanto che la frontiera esterna dell'edificio ad andamento, appunto, orizzontale e verticale. Definisce che cos'è una copertura, che è l'insieme dei componenti che costituiscono la porzione di chiusura d'ambito sommitale dell'edificio, che può essere inclinata con un angolo alfa inferiore o uguale a 45 gradi, rispetto ad un piano di riferimento. Definisce anche che cos'è una facciata, che è l'insieme dei componenti che costituiscono una porzione di chiusura d'ambito dell'edificio non ricompresa nella copertura. Definisce cos'è la pelle, ma poi lo allora rivedremo anche nello specifico, che non è netato che ciascuno degli strati, anche realizzati con più materiali, di cui si compone una chiusura d'ambito dotata di intercapedine. Definisce anche che cos'è un intercapedine, che è il volume d'aria di separazione tra le pelle di una chiusura d'ambito. Che cosa sono le fasce di separazione? Che sono porzioni di chiusura d'ambito costituite da uno o più elementi costruttivi avente classi di resistenza al fuoco determinata e materiali classificati per azione al fuoco, atta appunto a limitare la propagazione orizzontale o verticale, dopo vedremo come. E, definisce cosa sono le facciate a doppia pelle, che sono facciate appunto dotate di intercapedine. Che cos'è una facciata semplice? È una facciata ovviamente non a doppia pelle. Che cos'è una facciata a doppia pelle ventilata? È una facciata a doppia pelle, nelle cui intercapedine si attiva una circolazione d'aria di tipo meccanico naturale. Che cos'è una facciata a doppia pelle ispezionabile? Che è una facciata a doppia pelle, nella cui intercapedine è consentito il passaggio di occupanti, generalmente di spessore maggiore ai 60, ai 60 centimetri. Chiedo scusa. La regola tecnica verticale introduce anche quattro eh, tipologie di requisiti minimi divisi in, in ambiti. Quali sono questi ambiti? Sono la facciata, che a sua volta sono suddivisa in, è suddivisa in sezione corrente, che potete vedere in grigio, o in fasce di separazione. Introduce l'altro ambito, che è la copertura, anche in questo caso abbiamo una suddivisione per sezione corrente e fasce di separazione. Inserisce il, eh, i requisiti minimi, minimi legati alla protezione da combustibili e la protezione da impianti energetici. Logicamente, questi requisiti minimi non sono applicabili indistintamente a qualunque tipologia di edificio civile, ma sono differenziate a seconda della destinazione d'uso e delle caratteristiche degli edifici stessi. In particolare, eh, la regola tecnica verticale individua tre eh, tipologie di edifici. Parliamo di tipologia SA. Laddove ho un edificio che ha un'altezza che va da meno un metro ai 12 metri, ha normalmente meno di 300 occupanti e non rientra all'interno dell'area vita di uno di due, cioè non sono strutture sanitarie. In più, negli edifici SA parliamo di edifici monopiano. Gli edifici SB, invece, sono gli edifici che hanno un'altezza massima di 24 metri e anche in questo caso non siamo in presenza di strutture sanitarie. Per quanto riguarda l'SC, sono tutti gli altri eh, edifici. Riassumendo sostanzialmente gli obblighi contenuti nella regola tecnica verticale, possiamo vedere come, ehm, da questa tabella, possiamo vedere le varie tipologie alla nostra sinistra, SA, SB, SC, e quali sono i requisiti minimi per ogni tipologia di, di edificio. Come potete vedere, gli edifici di tipo A, deve, eh, il requisito minimo degli edifici di tipo A. Sono di SA, sono la protezione degli impianti energetici. In questo caso è obbligatoria. SB, gli edifici di tipologia SB e SC, invece, devono rispettare tutti i requisiti e di fuori delle, eh, delle, della sezione corrente per quanto riguarda la copertura. Per quanto riguarda gli edifici di tipo SB, vorrei vedere un attimo le, le domande. Chiedo scusa perché così vediamo portate pazienza. Perfetto. Benissimo, dicevamo ehm, i requisiti eh, delle facciate semplici, in questo caso parliamo di, di facciate semplici, parliamo di facciate di tipo SB ed SC. Quali sono i requisiti minimi delle, delle facciate di questo tipo eh, e a che cosa si riferiscono? Si riferiscono sostanzialmente ai componenti delle facciate, ma quali sono i eh, requisiti di questi componenti e a che cosa sono legati? Parliamo di classi di reazione a fuoco. I componenti delle nostre facciate di tipo SB ed SC devono rientrare all'interno di determinate classi di reazione a fuoco. Questi sono i requisiti minimi di questa, di questa, delle facciate semplici. Di che cosa parliamo? Parliamo di isolanti protetti, perché gli isolanti sono i primi, diciamo, tra gli elementi e i componenti delle nostre facciate. Gli isolanti protetti, come ben sappiamo, sono. Materiali sono protetti con materiali non metallici in classe A1 oppure con prodotti di classe di senza fuoco K10. Gli isolanti in vista invece sono, prodotti, sono isolanti chiedo scusa, che non sono protetti come nel caso precedente. Parliamo di cappotti termici in kit. In questo caso parliamo di un pacchetto, quindi non solo del singolo materiale, ma parliamo dell'intera stratigrafia. Parliamo poi di guarnizioni, sigillanti e materiali di tenuta solo se occupano il 10% della superficie di facciata o di altri materiali, ad esclusione del vetro, quando occupano più del 40% della nostra facciata, logicamente. Come potete vedere, per gli edifici di tipologia SB. Ed SC abbiamo determinate classi di reazione al fuoco. Per gli isolanti protetti nelle tipologie SB abbiamo un requisito minimo legato a D, eh, che rientra in neuroclasse, eh, nella, nella classe di reazione al fuoco di tipo ds 2 d 2 Gli isolanti in vista abbiamo un requisito minimo pari a un B, S2D0, come i cappotti termici e le eh, guarnizioni sigillanti e le materie tenuta Anche gli altri isolanti, anti, gli altri materiali rientrano in questa classe. Come potete vedere, invece, negli edifici di TPC, le eh, prescrizioni diminuiscono, cioè migliorano le eh, classi di reazione a fuoco. Gli isolanti protetti, infatti, passano da una classe di reazione DS2D2 a una classe di reazione CS2D0, gli isolanti in vista passano da una, una classe di reazione a fuoco BS2D0 a una 2S1D0. I cappotti termici kit in questo caso vengono suddivisi e per l'applicazione a parete e per l'applicazione a soffitto, e nello specifico devono rispettare il requisito minimo. E quindi, per quanto riguarda i cappotti termici in kit, abbiamo una classe di azione a fuoco BS1 di 0. Per quanto riguarda l'applicazione a soffitto, abbiamo una classe di azione a fuoco pari a una 2S1 di 0. Guarnizioni, sigillanti e altri materiali rientrano in classe BS1 di 0. Tutte queste informazioni ad esclusione del, eh, delle nostre, eh, dei nostri kit per quanto riguarda i cappotti termici le trovate all'interno della nostra della classica scheda tecnica o DOP del, del materiale, logicamente eh, queste informazioni sono legate alla eh, marcatura CE. Ogni prodotto che è marcato CE, compreso un kit, eh, un kit per quanto riguarda i cappotti, ha eh, una, una marcatura CE. Nello specifico i materiali hanno delle, delle norme armonizzate di prodotto, mentre per quanto riguarda i cappotti termici in kit hanno delle schede eta. All'interno troviamo appunto questa informazione. Sappiamo che le aeroclasse di reazione a fuoco A1 e A2 non contribuiscono ad un, ad un, ad un, ad un incendio, mentre per quanto riguarda tutte le altre classi, in piccolo, in più, più o meno, riescono a contribuire al, ad un incendio. Normalmente dal, dalla classe A1 in giù fino alla classe, alla classe E troviamo anche altre, altre definizioni, nello specifico troviamo l'indicazione le per quanto riguarda l'emissione di fumo, S, o la produzione di gocce incandescente con la letterina D. Non mi soffermo sulla tipologia di, eh, di informazioni legate alle gocce o, le, o alla produzione di fumo perché andrei un pochino, fuori, un pochino fuori tema. Per quanto riguarda sempre i requisiti di facciata, parliamo anche di fasce di separazione. Abbiamo parlato prima di propagazione di incendi e logicamente è normale che un incendio possa propagarsi lungo la stessa facciata. Cosa ha deciso di, eh, di fare il legislatore? Ha deciso di introdurre delle fasce di separazione che devono avere determinate caratteristiche, che adesso vediamo, proprio per evitare la propagazione verticale o orizzontale. Dove andremo a realizzare queste fasce di separazione? Andremo a realizzarle sostanzialmente sulla proiezione dei nostri solai o sulla proiezione delle nostre, delle nostre pareti. Quali sono le caratteristiche di queste fasce di separazione? e sono due caratteristiche che devono rispettare entrambi, quindi due requisiti minimi che devo rispettare entrambi, devo, avere, devo realizzare queste fasce di separazione con materiali o prodotti in euroclasse A1 o in euroclasse A2S1 di 0. In più, devo, eh, il mio pacchetto sostanzialmente in facciata deve avere anche una classe di resistenza a fuoco E30 EFOI. Oppure, se portante, RE30 EFOI. Che cosa intendiamo con FOI? Praticamente la, la presenza di fuoco dall'esterno verso l'interno. Normalmente come vi ho accennato anche prima, il requisito di eh, classe di reazione a fuoco lo troviamo sulla scheda tecnica sulla DOP, mentre per quanto quando parliamo di classe di resistenza a fuoco. Normalmente questi valori li troviamo direttamente sul, ehm, se guardiamo direttamente i test che vengono fatti, le prove antincendio che vengono fatte dai vari produttori. Che eh, cosa... ti prego, Gamba, prego mi scusi solo un attimo, siccome intanti ce lo stanno chiedendo, sì. uh, se magari sarà possibile alla fine del webinar condividere le slide. Assolutamente sì, nessun problema. Ok, perfetto. Perfetto. Andiamo avanti, eh, le interrompo grazie. in caso di altre richieste. Prego, prego, grazie. Ehm, dicevamo, ehm, per quanto riguarda i requisiti di facciate e le fasce di separazione, Ursitalia propone un nuovo prodotto. Questo nuovo prodotto è stato lanciato nello specifico a Bolzano, che era la fiera del House, nel maggio del 2022 è un prodotto che eh, si chiama Ursa Tettonica FP Basic, è un prodotto in lana minerale con fibra orientata. È un prodotto che risulta nudo, cioè non ha nessun tipo di rivestimento e appunto, grazie alla tecnologia della fibra orientata, riusciamo a garantire una densità importante, quali i 62 kg al metro, al metro cubo. Come potete vedere ha un lambda termico pari a uno 0,035 e si assesta diciamo sulle le produzioni normalmente che ci troviamo nel, nel mercato per quanto riguarda produzioni di questo tipo, um, per quanto riguarda l'applicazione a cappotto, ma logicamente ha anche, essendo un prodotto di tipo fibroso, ha anche una reazione una tassa di reazione a fuoco pari a una 2S1 di 0. Quindi possiamo realizzare sia le fasce di separazione che abbiamo visto poco fa, ma anche possiamo applicarle lo possiamo applicarlo lungo la facciata. Da notare anche le prestazioni termiche dovute ad un valore lambda termico pari a 0,035, discrete direi, direi più che discrete e delle prestazioni acustiche in quanto prodotto fibroso più che, più che ottime. Questi sono alcuni esempi dell'applicazione del nostro USA Tectonic FUP Basic prima della tassellatura. Dicevamo, per quanto riguarda eh, le fasce di separazione, il nostro eh, legislatore propone anche delle come effettivamente realizzare eh, queste fasce di separazione. Normalmente hanno normalmente devono avere uno sviluppo minimo pari a un metro. Ma come potete vedere, qualora ci fossero dei movimenti di facciata, quindi la presenza di mensoli, di agetti o di rientranza, ha indicato anche come eventualmente realizzarli e come coprire l'intera fascia di eh, separazione. Bene, io direi in questo momento eh, facciamo un non dico una pausa, faremo una piccola eh, digressione. Vorrei fare anche un ragionamento con, con tutte le persone che si seguono da, da, da casa e, e dall'ufficio. Abbiamo visto che la regola tecnica eh, verticale dà la possibilità sostanzialmente a quasi tutti i produttori di, parliamo di materiali isolanti, di proporre un isolante per quanto riguarda le, le nostre facciate. Non dà, eh, dà la possibilità, avete visto, a una gamba talmente ampia di rientrare. Per Poter rientrare all'interno di quella classe di reazione al fuoco che abbiamo visto poc'anzi. Però è anche vero che esistono pochi materiali che sono in grado di di poter eh, realizzare o comunque di poter coprire sia le richieste da, eh, da facciata semplice, da facciata quindi, che da, eh, da fasce di separazione. E sono gli, gli elementi o comunque i materiali che sono in classe di reazione a fuoco A1 o A2 S1 di 0, proprio come le lane, le lane minerali. In più vorrei fare anche un altro ragionamento, perché comunque abbiamo visto che le fasce di separazione dobbiamo realizzarlo con questo tipo di, di materiali. Ma quali sono? li abbiamo visto poco fa, quali sono le caratteristiche o le prestazioni di questi prodotti? Abbiamo detto che più o meno il lambda termico che noi abbiamo su questa tipologia di prodotto si aggira intorno allo 0035%. Ehm, io logicamente devo realizzare la mia fascia di, fascia di separazione, ma potrei anche utilizzare per la sezione corrente un altro tipo di materiale, ma ha senso utilizzare un altro tipo di materiale quando potrebbero realizzarsi o comunque potrei in fase di posa avere quelli, quei classici, eh, come potremmo definirle, eh, beccucci che verrebbero fuori. Dalla nostra applicazione a cappotto direi proprio di no. Quindi sarei obbligato sostanzialmente ad aumentare lo, 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 lo spessore del nostro materiale non in fibra, in fibra minerale. Per quale, per quale motivo? Perché molto spesso molti. Molti isolanti di tipo plastico hanno un lambda termico inferiore rispetto ad un prodotto di questo peso e di questa tipologia. Quindi ha senso in questo caso utilizzare più materiale, spendere più soldi per utilizzare un materiale plastico e poi realizzare la fascia di separazione con un materiale in neuroclasse A1 o A2S1 di 0? In più, altro ragionamento che vorrei fare... Nel momento in cui io vado ad applicare questo tipo di materiale sul mio supporto, e sappiamo che. Prego, gamba? prego. Posso interromperla un secondo? Prego. prego, allora prego. Ci è arrivata una domanda: eh, sì. le fasce di separazione quanto devono essere alte? Dicevo eh, un metro lineare, un minimo un metro lineare, poi logicamente ci sono ehm, delle situazioni particolari e quindi disegni particolari di facciata che devono essere studiati con, con precisione. Que tutte queste informazioni, comunque queste particolarità possono essere poi discusse con il comando dei vigili del fuoco, sostanzialmente sono tutte quante delle, mh, delle verifiche che vanno fatte nel momento in cui si, pre si presenta la pratica presso i vigili del fuoco. Sono tutti dettagli, ecco, mettiamola così. Ok, perfetto, la ringrazio. Bene, dicevo, un altro ragionamento che deve essere fatto nel momento in cui io dovessi utilizzare due materiali diversi è anche legato alla tipologia di tassellatura. Io so che quando vado a utilizzare un materiale fibroso, il mio materiale si comporta in una determinata maniera, lo tassello in una determinata, appunto, con una determinata tipologia di posa. Mentre il mio prodotto plastico lo devo posare in un'altra maniera. Perché? Perché abbiamo delle dilatazioni termiche diverse, abbiamo delle caratteristiche fisiche, meccaniche, chimiche diverse del materiale. Come si comportano due materiali diversi applicati lungo diciamo, una parete? Non parliamo di uno zoccolo, parliamo di una parete. Ha senso fare questo tipo di, eh, di applicazione o ragionare su due tipologie di, di prodotto? Questa è una domanda che faccio io ai progettisti, magari possiamo ragionarne anche, ragionarci insieme più tardi. Altri requisiti eh, legati alle facciate eh, che il legislatore eh, studia puntualmente sono quelli legati alle facciate ventilate. In questo caso eh, sappiamo tutti come funziona la facciata ventilata, abbiamo altre problematiche legate soprattutto alla presenza della nostra intercapedine d'aria che funge da e fa il classico effetto camino e quindi la propagazione dell'incendio potrebbe essere molto molto più veloce. Che cosa ha deciso di fare il legislatore? Ha deciso di eliminare le fasce di separazione ma di andare ad analizzare puntualmente le varie tipologie di facciate ventilate che normalmente sono presenti e comunque vengono pensate in sede di, di progetto dai progettisti. Ci terrei a rivedere qual è la definizione di pelle eh, che abbiamo visto eh, poco fa. Eh, ricordiamoci che appunto la pelle è ciascuno degli strati anche realizzati con più materiali di cui si compone una chiusura d'ambito dotata appunto di intercapedine. Allora, la prima eh, facciata ventilata che è stata analizzata dal legislatore è la facciata ventilata non ispezionabile con pelle esterna chiusa. In questo caso, il legislatore chiede che la caratteristica, diciamo, suddivide le caratteristiche da intercapedine e la caratteristica, appunto, dalle pelli. Nel momento in cui io vado anche ad intervenire sull'intercapedine, ovvero vado ad inserire dei set di compartimentazione tra i piani, in corrispondenza più che altro di ogni piano, che possono essere e tre. E3 nel caso di edifici tipo SB o E60 per chiusure d'ambito di tipo SC io devo garantire alla mia pelle interna le stesse prescrizioni previste per le facciate semplici che abbiamo visto eh, poco fa quindi le classi di reazione del fuoco che abbiamo visto poco fa qualora io decidessi di non intervenire all'interno della mia intercapedine devo garantire per l'intera altezza di tutti i piani del mio edificio la che la pelle interna deve avere una classe di resistenza a fuoco EW30 o EW60 per chiusura d'ambito di tipo SC. L'EW diciamo che possiamo paragonarla tranquillamente a un EI, perché comunque dobbiamo garantire un'ermeticità ai fumi e un isolamento termico della nostra, del nostro pacchetto, pacchetto parete. Che cosa si intende per set di compartimentazione? Ussitalia non, non propone, non produce, Elementi di questo tipo, lo fa un'azienda che fa parte del gruppo ETEX, esattamente come Ursa, che è la Promat, e che potete qualora servissero delle informazioni, potete contattare direttamente guardando il, il sito, appunto, dei, dei colleghi. E come vengono realizzate, lo vedete direttamente dall'immagine: dall esistono proprio questi. Questi elementi, questi manufatti che vengono eh, posizionati lungo appunto l'intera facciata, proprio per suddividere le nostre, i nostri compartimenti. Dicevamo: altra eh, soluzione è altra facciata ventilata che viene analizzata dal legislatore, quella non ispezionabile, però in questo caso con pelle esterna aperta. Anche in questo caso, qualora io intervenissi sugli quindi eh, qualora realizzassi dei set di compartimentazione in corrispondenza di ogni piano E30 o E60, devo garantire, eh, le, devo garantire che la pelle interna debba avere le stesse prescrizioni delle facciate semplici. Torniamo sempre al solito discorso legato alla classe di reazione al fuoco. Qualora non intervenissi, devo garantire appunto quelle EW30 o EW60 per l'intera facciata. Terza tipologia di facciata ventilata che il legislatore appunto analizza è quella ispezionabile con pelle esterna chiusa. In questo caso, come potete vedere, quando parliamo di eh, facciata ventilata ispezionabile, abbiamo un d'aria par che parte normalmente, che va dai 60 ai 120 centimetri più o meno. In questo caso, posso realizzare un setto o comunque garantire la pensilina che abbia una compartimentazione tale eh, che, che debba essere E30 o E60. Nel momento in cui garantisco questo tipo di prestazione, devo intervenire non solo sulla pelle interna, ma devo garantire anche quelle classi di reazione a fuoco anche sulla pelle esterna. Se io non intervengo sul, eh, sul eh, il setto di compartimentazione orizzontale, quindi sulla mia pensilina e quant'altro, devo garantire per l'intera altezza e per tutti i piani, logicamente, che la pelle interna. Deve essere EW30 o EW60. In questo caso abbiamo un IO, quindi dall'interno verso l'esterno. Ultima tipologia di eh, facciata ventilata che viene eh, verificata, è quella ispezionabile con pelle esterna aperta. In questo caso non, eh, non si studia, non hanno, ehm, non hanno diciamo. Eh, Optato per più soluzioni per quanto riguarda l'intercapedine, però hanno, obbligano sostanzialmente a, ehm, a far sì che la pelle interna ed esterna debba avere le prescrizioni delle facciate, delle facciate semplici che abbiamo visto appunto, appunto prima. Quali sono i prodotti che Ursitalia ad oggi propone per quanto riguarda le facciate ventilate? Il primo prodotto che propone è l'Ursa Terra 62 vr È un prodotto in lana minerale. In questo caso abbiamo un rivestimento, quindi un prodotto accoppiato con un velo vetro nero, un, un velo vetro nero che ha una classe di reazione a fuoco A1. Sostanzialmente l'intero pannello risulta poi essere un, in formato A1. Perché c'è il classico velo vetro nero? Perché normalmente possono esserci, logicamente possono, si possono proporre anche delle facciate, le facciate ventilate, quindi il rivestimento delle facciate ventilate con il classico giunto aperto, nel momento in cui io dovessi avere un giunto aperto e ho un fondo nero uniforme, non vedrei il mio isolante e quindi garantirei una continuità cromatica a eh, tutto ciò che viene dietro la nostra facciata ventilata. Qual è il peso di questo, di questo prodotto? È, si aggira intorno ai 50 kg al metro cubo ed è un prodotto molto interessante dal punto di vista termico e molto interessante dal punto di vista acustico perché ha anche un lambda termico pari a uno 0032 quindi un prodotto che ha buonissime prestazioni per quanto riguarda eh, la, parte, la parte termica altro prodotto che Ursa Italia propone al mercato per quanto riguarda l'applicazione su facciata ventilata è l'Ursa, in questo caso parliamo della gamma della famiglia Glasswool L'FDP3VR, eh sì, chiedo scusa, in questo caso parliamo di lana di vetro. È un prodotto anche in questo caso eh, rivestito con velo vetro nero. È un prodotto leggermente più, eh, più leggero, parliamo di circa 30 kg al metro, metro cubo e un lambda termico leggermente più alto, parliamo di uno 0034. Anche in questo caso, buone prestazioni termiche e ottime prestazioni per quanto riguarda eh, l'acustica. Tenete presente che, anche qui bello vetro nero accoppiato con materiale fibroso, classi di reazione a fuoco pari ad un A1. Queste sono alcune applicazioni per quanto riguarda la nostra Ursa Terra 62 VR o eh, la nostra Ursa Glasswool FDP3 VR per quanto riguarda le facciate ventilate. Dicevamo, eh, altro eh, ambito che viene, eh, viene analizzato e, eh, dal legislatore e eh, a cui dove, dobbiamo rispondere per quanto riguarda i requisiti minimi è la sezione corrente per quanto riguarda le coperture. In questo caso non dobbiamo rispondere ad entrambe le richieste e i requisiti minimi ma dobbiamo rispondere almeno a una delle seguenti eh, condizioni cioè Devo, la mia copertura, la mia sezione corrente della copertura deve avere un comportamento a fuoco esterno B-Roof di tipo T2, T3 o T4 oppure il mio pacchetto copertura deve avere una classe di, reazione, di resistenza a fuoco chiedo scusa, pari a un EI30. Cosa eh, intendiamo quando parliamo di B-Roof T2, T3 e T4? Normalmente sono, delle, quindi comportamento a fuoco esterno, sono dei test che vengono fatti da produttori normalmente di guaine che garantiscono attraverso logicamente dei metodi diversi una certificazione di un certo tipo. Come avete visto, parliamo di classe di comportamento a fuoco esterno e classe di resistenza a fuoco. In entrambe le situazioni non vado ad analizzare il singolo materiale, ma vado ad analizzare il mio test che viene appunto realizzato dal produttore. Per quanto riguarda invece le fasce di separazione delle nostre coperture, parliamo delle classiche proiezioni che potremmo avere, dei solai o delle, delle pareti verticali delle nostre compartimentazioni, logicamente anche in questo caso per le fasce di separazione viene richiesta una classe di comportamento a fuoco B-Roof T2, T3 o T4 oppure una classe di resistenza a fuoco EI30 esattamente come le sezioni correnti che abbiamo visto poco fa. Anche in questo caso il, la regola tecnica verticale individua come effettivamente realizzare queste fasce di separazione e quanto lunghe devono essere. La domanda che mi è stata fatta appunto, appunto poco fa. Per quanto riguarda la protezione di combustibile, in questo caso è il terzo ambito, dov'è che abbiamo normalmente protezione da combustibile, da dove abbiamo, che ne so, eh, autoveicoli oppure contenitori di, di rifiuti. In questo caso possiamo avere questo tipo di applicazione che può eh, verificarsi o in copertura o in facciata. Come ci dobbiamo comportare? Qualora eh, avessimo una protezione da combustibile in facciata, devo garantire entrambi i seguenti aspetti, ovvero devo realizzare esattamente come per le fasce di separazione in facciata. Dobbiamo realizzare queste protezioni da combustibili con elementi in Euroclasse A1 o a 2 s 1 di 0 e in più devo garantire una classe di resistenza a fuoco E30EF oppure se portante RE30EF, quindi la classe di resistenza a fuoco per 30 minuti dall'esterno. Se invece le nostre protezioni da combustibile avvenissero in copertura dobbiamo garantire almeno uno dei seguenti delle seguenti requisiti, vale a dire quelli che abbiamo visto anche poco fa, devo garantire comportamento a fuoco di tipo B-Roof, T2, T3 o T4 oppure una classe di resistenza a fuoco EI30. Ultimo ambito che il legislatore analizza è quello legato alla protezione da impianti energetici. Eh, la presenza di impianti appunto di protezione energetici quali sono eh, quali sono i normamenti gli impianti troviamo impianti fotovoltaici troviamo impianti solari impianti di produzione calore anche impianti di condizionamento e anche in questo caso il legislatore individua due ambiti parliamo sia di facciata che di di copertura perché non è raro ultimamente trovare interventi di impianti energetici direttamente anche in facciata. Non è raro trovare eh, pannelli fotovoltaici in facciata, sostanzialmente. Che cosa chiede il legislatore? Se in facciata dobbiamo rispettare, come per la protezione dei impianti, dei, da, come nel caso precedente, appunto, dobbiamo ehm, garantire il. Il materiale con cui realizziamo la posizione di impianti energetici che debba essere in classe A1 o A2 1 di 0 In più devo garantire una resistenza a fuoco E30 o R30 se portante, logicamente fuoco dall'esterno verso l'interno. Se in copertura, in questo caso, la stessa cosa che abbiamo visto fino adesso, ovvero classe di comportamento a fuoco esterno B-Roof T2, T3 o T4 oppure una classe di resistenza a fuoco E30. Benissimo, vorrei fare una seconda, eh, una seconda digressione, un secondo ragionamento con, eh, con, tutti, quanti, con tutti quanti voi, perché è, eh, è vero che molto spesso e volentieri ci capita di eh, progettare e, e poi realizzare un, un, un edificio, in questo caso potrebbe essere un edificio civile che rientra in quella lista di, eh, di edifici all'interno del nostro codice di prevenzione di incendi potremmo pensare un edificio di un certo tipo con determinati impianti e poi prevedere altri impianti soprattutto in, in facciata. Qualora io volessi realizzare degli edifici in facciata devo prendere in considerazione che cosa? Dobbiamo ricordare quello che abbiamo visto prima, ovvero io progettista posso anche utilizzare un prodotto che non sia in classe di reazione A1, A2 o in A2 di S1 di 0, però mi devo ricordare che comunque nel momento in cui dovessi Realizzare o volessi realizzare un impianto esterno, quindi eh, parlare di pannelli fotovoltaici, solari termici, sarei costretto nel momento in cui dovessi realizzare la mia opera a sostituire tutto quel materiale che non rientra in questa classe di reazione al fuoco. Quindi, vale la pena anche in questo caso poter pensare un edificio che non abbia questo tipo di prescrizione per quanto riguarda la facciata corrente? E questo è un altro quesito che pongo, che pongo ai professionisti. Io ho personalmente finito per quanto riguarda eh, l'argomento, io eh, ci terrei però a dirvi due parole relativamente a, eh, ad Ursa, anche se qualcosa è stato detto all'inizio. Chi è Ursa e che cosa facciamo? Sostanzialmente, Ursa nasce nel 2002 dall'unione di due aziende che sono la Polyglass e la Fiderer. Come potete vedere dal 1959 esiste la Polyglass nel 1991 nel 2002 produttore, chiedo scusa, di polistirene estruso e lana di vetro, nel 2002 si fondono e, e nasce appunto Ursa, nel 2004 Ursa viene acquistata dal gruppo Uralita per uscirne nel 2015, nel 2017 viene acquistata dal gruppo Xella e nel 2022 esce dal gruppo Xella e viene acquistata dal gruppo Etex. Dove siamo e cosa facciamo sostanzialmente per eh, il mercato europeo? Innanzitutto siamo presenti in 13 stabilimenti produttivi che sono suddivisi in produzioni di lana minerali appunto, e polistirene estruso. Per il mercato italiano noi produciamo il nostro XPS e il nostro Ursa Major a Bondeno, in quel di Ferrara, in Italia, logicamente. Sempre per il mercato italiano produciamo la nostra gamma Ursa Terra e Ursa Glasgow a Novo Mesto, in Slovenia e l'Ursa Pure One viene prodotto in Germania. Produciamo un altro eh, prodotto che in questo caso anche anch'esso lanciato eh, a maggio del 2022 al Clima House che è il Pure Flock che è il nostro prodotto per quanto riguarda la lana da insufflaggio. In più commercializziamo l'Ursa Woodlit che è un prodotto sono dei pannelli in legno cemento mineralizzato. Che cosa facciamo per la progettazione, come, eh, quali sono i documenti che diamo a disponibilità alla progettazione e innanzitutto il nostro, eh, il nostro sito web in cui potete trovare tutte le nostre soluzioni, tutta la nostra documentazione, tutte le nostre schede tecniche. Nel nostro sito web potete scaricare gratuitamente anche un software di calcolo per quanto riguarda i parametri termici. Qualora non voleste appunto scaricare il software potete chiedere direttamente a noi dell'ufficio tecnico facciamo anche delle valutazioni puntuali sopra per quanto riguarda l'applicazione, quindi parliamo, parliamo di estruso, in questo caso applicazioni a pavimento di XPS, quindi eh, verifiche a compressione del nostro estruso, in più siamo presenti su eh, tutti i social in cui potete, potrete vedere tutto ciò che facciamo al di fuori della produzione di materiali isolanti, tutti diciamo eh, tutti quegli eventi che noi organizziamo a livello, a livello nazionale. In più abbiamo un'applicazione che potete scaricare logicamente nel telefonino, visto che ci consideriamo azienda smart, in cui potete trovare qualsiasi, eh, qualsiasi cosa per quanto riguarda l'aspetto documentale, ad esclusione del nostro software di calcolo, ed è disponibile sia per ios che per Android. Io personalmente ho finito e, e vi ringrazio per eh, l'ascolto. Grazie a lei architetto e appunto ricordiamo anche che i prodotti Ursa infatti sono presenti anche sulle nostre piattaforme e mh, intanto sono arrivate altre domande. Una sì, tra queste che... eh, potete riassumere le altezze degli edifici a cui si riferiscono queste normative? Sì, allora, sostanzialmente, mh, beh, visto che sto condividendo con lo schermo, le faccio vedere direttamente, così magari è più facile. Eh, Eccole sì. qua. Eccole eh, qua. Okay, vedete? La domanda continuava poi con... Prego, prego, chiedo scusa. Ok, no, assolutamente. Quindi, eh, riferendo appunto alle altezze degli edifici, poi diceva, per esempio, nel caso di ristrutturazione, come ci si comporta, ad esempio con cappotti già esistenti non a norma. Allora, in questo caso, con, eh, con questa tipologia di, di, di interventi, è bene confrontarsi con il tecnico antincendio, perché comunque, come avevo detto all'inizio, competente è quindi confrontarsi direttamente con il comando dei vigili del fuoco. Per quale motivo? Perché esisteva una norma cogente. E una norma cogente, oddio, c'erano delle linee guida, c'era una norma che si doveva rispettare, adesso è una nuova norma. In questo caso, io comunque sempre consiglio di confrontarsi con un tecnico antincendio competente e il comando del vigile del fuoco. Per quale motivo? Perché fortunatamente abbiamo dei professionisti molto preparati, il punto primo. Ma soprattutto eh, ci sono situazioni che variano di caso in caso. Ed è eh, buona norma, appunto, confrontarsi con chi queste cose le segue puntualmente. Eh, quindi, non, non mi, mh, come potrei dire, non, eh, non me la sento di dare un, una risposta, diciamo, precisa a una domanda di questo tipo. Non sono la figura, io purtroppo mi limito, <ride> ahimè. O per fortuna dipende poi dai punti di vista. Io sono un tecnico, vendo isolanti o comunque produciamo isolanti, ripeto, ci sono dei tecnici più competenti di me in in, per quanto riguarda questa tipologia di argomento, consiglio di rivolgersi direttamente a loro. Perfetto, la ringrazio. E poi un'altra domanda eh, dal signor Paolo dice: Buongiorno, le fasce di separazione, ad esempio, orizzontali in edificio multipiano? Devono sì. essere applicate ad ogni piano o solamente in corrispondenza di differenti compartimenti afferenti a differenti attività soggette? Grazie. Abbiamo, Nella regola tecnica verticale si parla di compartimenti, proprio di, pro di proiezioni di compartimentazioni. Quindi possiamo avere la proiezione di compartimentazione legata al solaio, come potremmo avere, attenzione, anche una compartimentazione verticale. E quindi un set un classico set, quindi una proiezione che alla fine andrebbe in copertura come potrebbe venire anche in, in facciata, perché comunque abbiamo doppia proiezione, eh, proiezione perpendicolare alla facciata e proiezione perpendicolare anche alla nostra, alla nostra copertura. Perfetto, la ringrazio architetto. E per ora per, non ci sono altre perfetto. domande. Perfetto, io eh, vabbè, se volete riassumiamo velocemente le altezze. Io comunque ho mostrato la, la diapositiva, non certo. so se poi la persona ha, eh, che ha fatto la domanda ha recuperato questi dati. Eh, comunque tutti questi dati che io eh, ho splicitato attraverso questa presentazione, vi condividerò la presentazione, ma li trovate direttamente sulla regola tecnica verticale che è scaricabile online assolutamente, quindi non, sì, sì, non ci sono... Non ci sono problemi. Io Infatti, interrompo la condivisione. Potete anche a contattare o direttamente l'architetto oppure anche tramite noi. Per... Certo. Interrompo la, la condivisione. Ok. Benissimo. Io intanto la ringrazio, architetto. Grazie a voi. Benissimo, e se arrivano appunto, se arrivassero altre domande, se qualcuno volesse sottoporle eh, potete direttamente contattare l'azienda oppure eh, tramite la nostra piattaforma siamo disponibili a fornire ulteriori informazioni. E quindi chiuderemo questa puntata adesso e con questo webinar chiudiamo anche la stagione del 2022 del nostro centro di formazione, ma nelle prossime settimane ci saranno poi ulteriori approfondimenti riguardo le tecnologie e i prodotti Ursa, quindi continuate a seguirci. Ricordiamo tra l'altro che questo webinar, come gli altri, sarà disponibile nei prossimi giorni sulla nostra piattaforma Esna Academy. On demand fruibile per i soli iscritti. Eh, potrete tra l'altro rivedere i video e contattare il relatore o l'azienda partner per eventuali richieste o approfondimenti. Eh, ce n'è un'altra? Ah, è arrivata un'altra domanda, intanto sì. quindi vogliamo l'opportunità per leggerla. Sì. Eh, allora ci chiedono: Ma allora in ogni garage devo rispettare quello da lei mostrato? No. No, solo se esclusivamente se il garage in questo caso rientra tra gli edifici che rientrano appunto nella regola tecnica verticale numero 13, ma comunque se l'edificio rientra in quella lista che abbiamo, abbiamo citato appunto all'inizio della presentazione per quanto riguarda gli edifici civili dentro il nostro codice di prevenzione di incendi. Benissimo, perfetto. Allora ringrazio ovviamente tutti voi che come sempre ci seguite numerosissimi e grazie Architetto Gamba. Grazie e a voi. Vi diamo... Salve. E vi diamo appuntamento al nuovo ciclo di appuntamenti del 2023 dedicati alla formazione dei professionisti del settore, augurandovi a nome di tutto il nostro staff serene festività e felice anno. Grazie e buon proseguimento di giornata. Arrivederci, grazie. Quest'oggi parleremo appunto della regola tecnica verticale numero 13 relativamente alle, alle facciate sugli edifici civili. Che cos'è però una chiusura d'ambito? Leggo direttamente la definizione e che poi si trova all'interno della regola tecnica è la frontiera esterna dell'edificio ad andamento orizzontale o verticale. Che cos'è però una regola tecnica verticale? Eh, la regola tecnica verticale non è nett'altro che un, um, una disposizione che fa parte comunque del nostro codice di prevenzione incendi, che è la nostra regola tecnica orizzontale italiana, che va ad approfondire un argomento specifico. In questo caso la regola tecnica verticale numero 13 va appunto ad approfondire l'argomento legato alle chiusure d'ambito degli edifici civili.